Benvenuti sul mio canale, sono El Gabri. Io so che aspettavate da tempo questo video, molti di voi. Finalmente sono riuscito a fare il passaggio, ma ormai da diverso tempo ce l'ho fatta. Se non sapete di cosa sto parlando, qui siamo nella rubrica Progetto Mobile, riguardante la mia esperienza personale con l'operatore, ovviamente che ho sul mio telefono. In questo caso sono passato da Vodafone a Iliad, perché innanzitutto avevo necessità di scegliere un operatore che costasse di meno di quello che costava Vodafone. L'offerta che ho scelto è quella da 7,99 euro con 120 giga. Sto leggendo perché non mi ricordo neanche cosa ho sottoscritto. Minuti SMS illimitati, mai visti con Vodafone. Avevo una tariffa vecchia, è vero, però sì, mai visti. Per il passaggio comunque ho fatto tutto via web, via sito web di Iliad, ci ho messo meno di 10 minuti, la cosa è stata abbastanza rapida. La SIM poi mi è arrivata in meno, attenzione, meno di una settimana, se non sbaglio in 3 giorni comunque già ce l'avevo. E in questo video che vi sto mostrando adesso vi faccio semplicemente vedere che mi è arrivata la busta, mi è arrivata la nuova SIM. Ovviamente all'interno di questa busta c'è scritto la procedura per poter attivare questa SIM. E da qui attiva, perfetto, ci siamo, sono passato a Iliad. Secondo me è la terza o quarta volta che ve la dico, ma avete capito. Nel frattempo che l'ho ricevuta e vi sto parlando adesso in questo video, ho fatto un viaggetto andando da Carpi, Modena fino a Napoli. Napoli, traghetto Sicilia-Palermo. Palermo, Trapani, Trapani, Erice, Erice, Trapani, Trapani, Trapani. Trapani poi tutti in autostrada fino a Messina. Messina non c'è il ponte, quindi ovviamente fa un traghetto, traghetto, si va su. Insomma, mi sono fatto poi tutta l'Italia al contrario, tornando su. L'ho utilizzata in questo periodo, ci sono stato 2 settimane per dei matrimoni vari che ho avuto, erano le mie ferie estive. Ho usato la SIM, non ho avuto particolari problemi. Le velocità più o meno ve lo sto dicendo di quello che mi ricordo, quindi prendetemi sulla fiducia. Non ho mai visto, dove sono riuscito a fare dei speed test, velocità maggiori di 50-60 megabit, i download, upload più di 10 o 15. L'upload è sempre rimasto basso dalle zone che ho visto io. Però la copertura c'è sempre stata e per quanto io l'abbia sfruttato, perché vi giuro che l'ho veramente utilizzato tanto il mobile, visto che avevo solo quello per navigare in internet, è andata da Dio. Anche per utilizzare Maps in autostrada, tornare a casa e fare tutti i giri vari, sempre funzionato, nessun problema, nessun problema. Poi magari ci possono anche essere stati dei luoghi in cui non c'era copertura, magari stavo anche guidando. Però sinceramente non me ne sono reso conto, anche perché sennò mi si sarebbe staccato tutto mentre stavo guidando e l'avrei notato, insomma, l'avrei notato. Però, insomma, questo era il sunto per dire che comunque in questi mesi l'ho utilizzata, non sono rimasto solo a casa, ma sono andato anche in giro e la mia esperienza è stata abbastanza positiva. Ma ora quindi andiamo a verificare qualche test che ho fatto e vi lascio anche le immagini qui. Mi sposto a sinistra così avete le immagini proprio qua alla mia destra. Allora, cosa è successo? Principalmente io o sto a casa, o sto al lavoro, o sto a casa di qualche mio amico. Quindi i test che ho fatto sono a casa, dalla mia scrivania, e poi a casa di un mio amico. Li ho fatti sia con Vodafone che con Iliad, giusto per avere un confronto. Il dispositivo che utilizzo, il mio cellulare, è il Realme X50 Pro 5G. Se volete vedere le caratteristiche del telefono, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Su rete 5G non ci andiamo, parliamo solo di 4G, tariffa 4G, tutto 4G. La prima analisi che vi posso mostrare comunque è stata fatta a Carpi, zona nord, dove risiedo. La BTS Vodafone a codice 49585, se volete cercarla, e al momento aveva le bande B1 e B3, e qui ho sempre aggiunto alte velocità con Vodafone, e per alte intendo upload 40 megabit, fantastico, stupendo. Velocità sopra i 100. Quando hanno aggiunto la B3, non mi ricordo la B1, hanno fatto uno switch qualche anno fa, è aumentata di brutto la velocità, giustamente, giustamente. E qui comunque vi faccio vedere anche delle caratteristiche legate all'antenna, ma giusto per mostrarvi quella a cui ero collegata. Con l'Iliad invece la situazione è cambiata un po', nel senso che facendo svariati test, e questi li ho fatti qualche settimana fa, a parte ad agganciare, se non sbaglio, un'altra antenna,
ho visto velocità diverse, nel senso l'upload siamo sempre sui 40 mega se non di più, in questo caso che state vedendo adesso, e fatto di sera, quindi potrei anche dire che la velocità era bassa proprio per quel motivo lì, magari c'era saturazione, ci può stare. L'antenna in questo caso ha questo codice quello che trovate nell'ENB, che comunque io non riesco a trovare sinceramente su LTE Italy, non so perché, ma rispettivamente o è una o l'altra. Ne ho due di riferimento, quindi ho uno e l'altro. E con Iliad, comunque sperando che sia questa la BTS, mi copre con bande B1, B3, B7, B28. E questi sono i risultati che ho avuto in altri momenti, quindi come potete vedere, 108 megabit in download, 21 in upload. Però, come potete capire dall'ENB, si parla di un'altra antenna, ok? Come vi ho già detto. Punto numero 2 invece, a casa di un mio amico che abita a Budrione, frazione di Carpi, ci sono queste due antenne, anche qui Vodafone e Iliad, separate. Con Vodafone la copertura innanzitutto è con bande B1, B3, B20 e B28, sull'antenna 48.829, questi sono comunque i valori che ho visto, e qui le velocità non sono mai state ottimali. Posso dire un'altra cosa, dove abita lui, davanti a lui, c'è una schiera di alberi che magari potrebbero dare più fastidio, molto più fastidio col 5G che col 4G, però... data la vicinanza comunque con la BTS, secondo me si parla di almeno meno di un chilometro, in questo caso linea d'aria, comunque davanti a casa dove io facevo i test, non ho mai registrato alti valori. Lui con O-Mobile spesso ha avuto problemi anche di velocità. Quindi qua già vi dico che Vodafone ha perso, e siamo in zona di campagna. Sotto Iliad, attenzione, la copertura con bande B1, B3, B7, B28, antenna 133-40, risultati quasi completamente diversi, nel senso che in download siamo arrivati quasi sui 200 megabit, mai visti sotto rete mobile, per i test dove li ho fatti ovviamente, e upload, l'upload da Iliad, insomma, quei 10 megabit che avete già visto anche voi. Si può dire che l'antenna di Iliad sia un pochino più vicina rispetto a Vodafone, non si vede a vista, e io comunque a fare i test stavo all'interno di un'abitazione, anche a casa mia, ma in quel caso è un'abitazione di campagna, quindi muri più spessi, casa vecchia, pareti di piombo, no scherzo, e giusto per darvi l'idea di comunque quale sia in quel caso lì l'operatore migliore. Arriviamo alle conclusioni e sarò stretto, perché già vi ho detto tanto in questo video. Sono passato da Vodafone a Iliad per una questione di prezzi, per una questione che Vodafone rimodulava spesso. Sono contento per il prezzo, che sono passato da circa 13 euro a 8. Sono contento per quel che offre, 120 giga a 8 euro, sms minuti illimitati, copertura, velocità. Per quanto riguarda le velocità, ci sono ancora zone dove magari va più veloce, altre un po' meno, latenza sempre alta. Copertura, bene o male, l'ho trovata parecchio piena in tante zone che ho visto. Non ho riscontrato grossi problemi, ma devo ammettere che sono soddisfatto di questa scelta. Sono veramente felice di essere passata a Iliad. E vi dico, se ho problemi lo noto, e difficilmente ne ho. Ma attenzione, cosa diciamo fondamentale, se dovesse avere diciamo problemi con Iliad, mi si apre un mondo, per il semplice fatto che con Iliad posso passare a diciamo qualsiasi operatore, a tanti operatori, avere offerte decisamente ottime. Quindi non c'è bisogno di triangolare, ma sono già su determinate strade per poter andare a risparmiare, comunque avere altre esperienze con altri operatori. Beh ragazzi, ci salutiamo, questo era non l'ultimo episodio, spero di no, però comunque uno degli episodi principali di questa rubrica del mio passaggio a Iliad. Se siete interessati a passare Iliad, passateci, che altro vi devo dire? A parte gli scherzi, questa era solo la mia esperienza, ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete avuto un'esperienza simile, comunque non per forza con Iliad ma anche con altri operatori, di passaggio, di cambio, di copertura, di velocità e quant'altro, sempre se avete voglia e tempo di scrivere qua sotto, io vi invito sempre, poi voi fate come vi pare. E niente, noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao!